Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Total Play Games. Oggi ragazzi siamo su un nuovo video di Clash of Clans per mostrarvi un attacco finalmente in live con la GoHog ragazzi. Esatto, non avete capito male, la GoHog, perché come vedete qua abbiamo 26 domatori livello 2 e ragazzi guardate qua livello 3, 7 giorni e un'ora. Poi abbiamo 6 maghi per sanare il castello del clan insieme a 11 arcieri, 3 maghi, 3 barbari e 2 goblin, non mi veniva il nome, e un golem che lo metteremo proprio per primo, cioè oltre, dopo aver stanato il clan, per attirare le truppe del clan. E ragazzi, per attirare le difese, non le truppe del clan. Quindi ragazzi, qua abbiamo... mi sono dimenticato di donarmi da solo le truppe del clan. Un secondo ragazzi, arrivo subito. Eccoci ragazzi, me li sto donando adesso. Eccoli qua che arrivano. Benissimo, 4 domatori. Ecco, adesso dovrebbe arrivare un altro, eccolo qua. E ci doniamo anche un barbaro. Aspettiamo che chiediamo un attimo le truppe a Lele. Ah no, che ce le dona lui. Ok ragazzi, ci ha donato delle truppe il nostro amico Lele. E quindi ragazzi possiamo partire con l'attacco. Quindi qua ragazzi, comunque qua che Lele ci saluta, bella. Salutiamolo anche noi. Qua ragazzi, 2 ore e 34 minuti dopo mi si fa la torre dell'arciere livello 10, l'ultima finalmente. E ragazzi, quindi possiamo procedere con l'attacco. Attaccheremo il primo ragazzi, speriamo di fargli 3 stelle e un TH9. E ragazzi, lo attacco perché come vedete questi spazi qua speriamo che siano per le 4 Tesla. Se non sono per le 4 Tesla, mi incazzo. Però, guardate qua, grazie Lele, TPG Infinite è il più forte, bella. E ragazzi, quindi mi incazzo se trovo delle bombe, ma credo che abbia messo delle, come si chiama, mamma mia che stupido che sono, delle Tesla, infatti penso proprio che, questo qui è che nel mio secondo account, abbassiamo il volume. Ecco appunto, spero che abbia le Tesla, credo proprio di sì, perché 4 spazi, le 4 Tesla che si sbloccano 4 Tesla al municipio livello 9, quindi va bene. Quindi credo che abbia le Tesla. Ok ragazzi, basta dire se ha le Tesla o no e cominciamo con l'attacco. Attiriamo il castello del clan qui. Aspettate, mettiamo un barbarozzo che attira il clan. Ok, attiriamolo qui nell'angolo dove c'è l'accampamento. Mettiamo un altro... arciere per qua, mettiamo un altro, ecco, mettiamo 3 maghetti che sfasciano, un altro maghetto per sfasciare ancora. Ecco ragazzi, qua qualche altro arciere e un maghetto, non posso maghetto, sì vabbè, mettiamo un maghetto qua, distraiamo. Cavolo ragazzi, mi tocca usare tutte le truppe del clan, tutte le truppe a disposizione. Ragazzi, l'ho ucciso, che culo di merda, l'ho ucciso di strafortuna ragazzi. Quindi qua devo tentare con il mio re barbaro ad uccidere il re barbaro avversario. Quindi mettiamo un bel barbarozzo e mettiamo il nostro re barbaro. Grandissimo, vai re barbaro, sfascia, sfascia, perché ci serve assolutamente che vada giù il re barbaro, se no dopo ci scassa le palle. Attiviamo la verità e ragazzi possiamo partire. Quindi mettiamo un domatore per vedere se ha la bomba gigante, che non ce l'ha. Possiamo partire ad arco. Ragazzi, se ci scoppia una bomba sono nei cazzi. Ok, ancora. No, mi sono dimenticato, dovevo mettere prima il golem, ma vabbè. Sono stupido ragazzi, dovevo mettere prima il golem, che è una bella cura qua per sostenere tutto.
Ok ragazzi, l'attacco sta andando abbastanza bene. Mi lagga un casino però, cazzo bene. Ecco un'altra cura per supportare tutti. Ok ragazzi, tra poco mettiamo un'altra cura. Ecco, proprio qua. Benissimo, mettiamo anche i maghetti, quelli da clan. No, è vero, mi sono dimenticato che avevo anche la regina. No, 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 ragazzi, mettiamo una bella veleno qua. Ragazzi, ci siamo dimenticati della regina, ma ragazzi, ce la possiamo fare. Un barbarozzo, un arciere, un goblin. Ragazzi, purtroppo questo attacco è un fail, ragazzi. È un fail. Sono uno stupido, non mi ricordavo che avevo il golem. Sono un coglione, devo dirlo. Ma ragazzi, ma che stupido, ho sprecato un casino di elisir. E adesso ragazzi, qua dobbiamo sperare nel goblin e nel barbaro, in questo arciere, che ci faccia almeno il 50%, ma ragazzi, cosa praticamente quasi impossibile perché mancano 50 secondi adesso, quindi mi sa che questo attacco è un fail. Ragazzi, ci vediamo tra poco per vedere a che punto siamo. Ragazzi, questo è uno dei miei clamorosi fail. Ok ragazzi, praticamente devo ammetterlo, è stato un altro big fail, ma ragazzi adesso voglio godermi insieme a voi un attacco di Emanuele, il grande Lele, che ha usato le mie stesse truppe, bravissimo, per appunto far fuori il castello del clan. Bravo, metti i barbarozzi che distraggono la Valchiria, grande Lele. Ecco qua ragazzi. Qua mi lagga un casino. Ok ragazzi, ecco qua. Adesso inizierà. Ha fatto uguale a me. Grande qua, mette i 6 giganti. Praticamente questo è un mio secondo attacco perché è uguale al mio. Qua mette grandissimo i giganti e appena distruggerà la difesa aerea dovrebbe mettere le mongolfiere. Bravissimo, metti gli spaccamuro che spaccano. Metti il mongolfiere, le mongolfiere! Bravissimo. Ok, tutte lì le mongolfiere, grandissimo. Mi sa che solo grazie alle mongolfiere fa 100%, ragazzi, ve lo dico io. Ha poi anche 11 maghi, quindi ragazzi, tanta roba. Il gigante distrae il cannone così i maghetti, questi due maghetti lo fanno fuori. Ragazzi, questo è un 100%. Un attacco uguale, identico al mio. Qua ragazzi, guardate come vanno giù le mongolfiere, ma resistono ancora. Ragazzi, ragazzi, no! No, ragazzi, non è un 100%. No, ragazzi, non ci credo. No, ragazzi. No. Ok, 5%. Cioè, ragazzi, guardate a quanta vita è rimasto il deposito, che non è neanche morto, e il municipio, ragazzi. Ci bastava altri 5 maghetti, ma anche 4, e lo faceva fuori. No, più che altro, questo villaggio l'ho attaccato già io con il mio terzo account, e ho fatto 3 stelle, quindi non mi importava se lui faceva 3 stelle o una. Cioè, mi importava che faceva almeno una. Perché mi dispiace che non ho avuto neanche il bottino, purtroppo. Mi dispiace Lele, comunque grandissimo. Sei stato bravo, anche se non so perché hai attaccato uguale a me, ma mi sa che ti ha fottuto la trappola. Mi sa che ti ha fottuto la trappola scatto. Comunque, ragazzi, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Mi sa che questo video lo intitolerò Due big fail in un attacco. Boh, una roba del genere. Due big fail in war. Tipo una roba del genere. E ragazzi, adesso addestro le truppe.
E vabbè, non vi devo per forza far vedere dove saranno le truppe. Comunque, noi ci vediamo in un prossimo video. Quindi, bella ragazzi, nel prossimo attacco.